Buongiorno dottoressa Persichini, ben trovata. Buongiorno. Oggi in previsione dell'estate parliamo di come proteggere al meglio la pelle dei nostri bambini. I miei sono due amanti del mare e del sole, però mi aiuti a capire come posso proteggerli al meglio. Per proteggere al meglio la pelle dei bambini dobbiamo tenere presente alcuni fattori. Per proteggere al meglio la pelle dei nostri bambini al mare dobbiamo tenere presente alcuni fattori. Innanzitutto l'età di questi bambini e poi il fototipo, cioè il colore della pelle dei bambini, perché per esempio se sono biondi con gli occhi azzurri come la mamma avranno necessità di un fattore protettivo più alto rispetto a un bambino con la carnagione olivastra. Anche l'età è molto importante, perché per esempio se il bambino è piccolo, entro 6-8 mesi è meglio proprio che il sole non lo prenda. Andrà in spiaggia dentro il passeggino, potrà pucciare i piedini in braccio a mamma e papà, magari con una maglietta o un cappellino. Man mano che il bambino cresce, giustamente si gode la spiaggia come facciamo noi, però va protetto e questa protezione va riapplicata poi al pomeriggio. Se si riscende in spiaggia al pomeriggio è importante poi proteggere i bambini non solo durante le canoniche settimane di mare, ma anche se si fa una giornata in piscina o una giornata al lago o un pomeriggio, perché queste prime esposizioni, quando la pelle è ancora bianca dell'inverno, in realtà sono più a rischio di scottatura e sono poi le scottature in età pediatrica che predispongono a rischi quando il bambino sarà più grande. Quali prodotti solari possiamo scegliere per proteggere al meglio i nostri bambini? Per proteggere i nostri bambini è meglio scegliere dei prodotti solari che non contengano profumi e sicuramente un fattore protettivo alto, quindi un 50+ alle prime esposizioni. Quando la cute poi è colorata, magari per bambini che possono soffrire di dermatite atopica, soprattutto per bambini non tanto piccoli, a partire dagli 8-10 anni, si può anche passare a fattore protettivo più basso, in modo che l'effetto benefico del sole poi dia un beneficio per la cute atopica anche in autunno.